si è detto Vavassore. Beh, Vavassori era un portiere. Vi ricordate? Era il 5 ottobre scorso, consiglio provinciale, e duello d'altri tempi tra il PDellino Nicola Ciraci e il neocentrista Paolo Maria Urso. Immagini destinate a passare la storia della politica brindisina, con Urso che, sentitosi offeso dalla parola vassallo pronunciata dall'azzurro Cosimo Ferretti, viene colto da una crisi isterica che provoca a sua volta la reazione de core e de panza del corpulento Nicola Ciraci. In quella che da molti è stata giudicata come la pagina più brutta dell'era ferrarese, ma a posteriori di certo la più divertente e tragicomica, la statuetta per miglior attore non protagonista andò proprio al consigliere Pino Iaia, politico per passione ma stuntman per vocazione, che rischiò la vita quando, nel tentativo di redimere la furia tra i due cegliesi, entrò in contatto con la panza di Ciraci, venendo letteralmente sbalzato fuori dal virtuale ring. Perché vassallo, chiunque esso fosse, non si dice, non si pronuncia, chiunque esso fosse, sto vassallo è un epiteto insopportabile. Così lo stesso Iaia, a margine del match, ai nostri microfoni, in quel nefasto 5 ottobre. Sentendosi offeso da questa parolaccia, di questo vassallo. Una parolaccia. Questo vassallo di turno, che ripeto, chiunque fosse, non so, appunto. E allora ha inveito, giustamente, tieni conto che uno si sente dire vassallo, ha inveito con cosa voglia dire, insomma, e appunto ha inveito con epipeti un po' pesanti anche il collega Urso. A distanza di quasi 3 mesi, Iaia, che per quell'intervista ha dovuto sopportare l'agonia mediatica scaturita, ha voluto spiegare i suoi perché e i suoi per come. Lui, vassallo, lo conosce e come. Lei in questi mesi avrà avuto modo anche di studiare chi è vassallo, insomma, l'abbiamo scoperto poi. No, già sapevo chi era il vassallo, siccome quel collega, ex collega, voleva colpire sia l'amico Urso che me, perché si riferiva ai vassalli, non al vassallo, perché si impegnava a dimostrare che io e l'amico Urso eravamo servi del presidente. Ecco perché a voi ho detto: io non conosco nessun vassallo e non so neanche chi è. Era questa la provocazione che ho fatto a voi, facendo capire che io non sono un servo. Ed incalzare il consigliere non è servito. Lui questa volta ha studiato dall'almanacco del calcio. E si è detto Vavassore. Beh, Vavassori era un portiere. E sì, Pinuccio, touché, stavolta hai proprio vinto tu.